essere qua. E niente, che l'idea è chiaramente di fare qualcosa per tutti quanti insieme, quindi si spera di che non ti tengano troppo, dai. Vabbè, quello sicuramente, quello è la speranza personale, però poi gli si rivolge tutto, nel senso, se più mi tengono più sarà un problema, secondo me, nel senso che non è che ci facciamo tenere a grazie, quello un po' fatto stare insieme, sì. Non è solo una parola d'ordine ma una realtà di fatto, sì, sì. Io in teoria onestamente non mi sarei sottoposto a questa cosa qua, rimanevo clandestino finché non mi fidavo, però visto che c'è questo, visto che c'è persone ancora dentro, allora vale la pena di mettersi nella ruota. Grazie. Prego. Senti, ti posso chiedere, sono Borgia di Luna Nuova, se l'hai concordato con gli avvocati? Ma io ho un avvocato, quindi sì, chiaramente. Cioè magari perché in cambio ci stai poco. Cosa? In cambio di cosa? Di costituire. Avete fatto un patto con il... Io non ho nessuna idea, arrivo da adesso, cioè veramente, arrivo da... sono entrato 2 giorni in Italia, quindi non ho idea che cosa faranno, queste cose sono... chiaro che costituendo sì, riduce, se ti pigliano in latitanza, cioè ti è più grave. Hanno anche se sono ancora 4 dentro. Io spero. Mi spieghi, ecco, gesto. Cioè, lo sciopero della fame è questo, per me e per tutti quelli da adesso, da questo momento preciso. Ma c'è lui, c'è da questo momento, da stamattina in realtà. Cioè è comunque questo, io anche quando ero via, il sapere che c'erano queste persone che anche conosce tutto quanto, che sono in carcere, o ai domiciliari, o come c'era Giorgio, la situazione di Giorgio proprio mi dava un mal di stomaco, un mal di fegato che ogni tanto leggevo. Sicuramente, cioè, anche se probabilmente sarei anche rientrato prima, se fossi stato subito lì a fare qualcosa, anche se ero... E niente, quindi l'idea è, mi costituisco perché porto la lotta dentro il carcere come ha fatto Giorgio. Sì, o dove sia, sì, in carcere domiciliare, qualsiasi. In questo modo con lo sciopero della fame e della sete. Dopo 20 giorni. Prima, se no ci giochiamo subito tutte le cartucce. Non è che poi... Quindi ci verrà comunicato, l'estero, quindi che si sappia che cosa tu stai... Sì, cioè, sarà una continua comunicazione dentro fuori di casa. Va bene. Quindi cosa si fa? Di aver rinunciato un candelotto indietro, okay. Di aver attaccato un... il concorso in resistenza violenta. Va bene. Auguri. Grazie. No, ancora mi sa che dobbiamo rifare, che sei inchiattata la... vabbè, rifacciamo. Senti, mezzi da... Ti fanno un minuto senza tutte queste macchine fotografiche. E quindi invece di fare una scelta individuale che mi avrebbe portato a penso che vale la pena di affrontare la bianca, perché c'è un bel movimento che cioè ci tiene alle persone. Di fatto si torna in movimento, diciamo, da gente lo fai adesso, tra io c'è stata qualche storia particolare che ti ha colpito dei compagni che sono in carcere domiciliari? Sì, a me quello che mi colpisce nel senso che se li stanno tenendo tanto tutti di San Vittore, di Trento, cioè che veramente troppo, e poi mi ha colpito molto questo di Giorgio, tanto perché isolamento che gli avevano dato, cioè era molto pesante, era una cosa che veramente anche a distanza mi faceva, poi lui è forte, ho sentito che comunque ha affrontato con loro, quindi benissimo, però insomma sono cose che impattano. Prosegue anche un po' per dire che insomma che non è terminato. Non aspetto niente, mi aspetto di rispondere a qualsiasi provvedimento al massimo. Più saranno pesanti, più dell'azione dell'ascolto parte lì. Thank you.
Va bene, abbiamo solo ripreso il fatto che la persona è... No, no, no. Ho smesso. Come avrebbe cancellato? Dico. Non ti aspettiamo quando... Cos'è la minaccia?